Direi che effettivamente in questo ambiente si vede la voglia di ripartire, la voglia di fare grandi cose, l'entusiasmo di crescere. Io ringrazio tutti i nostri operatori del nostro territorio qui presenti perché effettivamente stanno dimostrando il meglio di loro. Li ho salutati tutti con molto entusiasmo. Sono convinto che oggi qui nel complesso si vede proprio la rinascita del territorio e dell'Italia. Sono veramente contento di trovare questo ambiente che è lodevole, si sente, si respira la rinascita dopo la pandemia. Siamo a Milano al Tutto Food, dove grazie ad un protocollo d'intesa tra Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio del Gran Sasso e il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, abbiamo portato in esposizione 21 eccellenze del settore agroalimentare. E allora scopriamole queste aziende in un viaggio unico ed indimenticabile di sapori e profumi. C'è una continuazione, ci sono le nuove generazioni, i ragazzi, la terza generazione per quanto riguarda magari caseifici piuttosto che cantine, quindi questo fa in modo, a mio modesto parere, di portare avanti questa tradizione e quindi con le peculiarità di quelle che sono ovviamente appunto le originalità di una cucina rigorosamente semplice. Le cose complicate non vanno d'accordo con la cucina, perlomeno con la mia esperienza e la mia cucina che ho appreso dalle mura domestica nell'attività di famiglia. La cucina semplice, originale, fatta ovviamente l'ingrediente numero uno è la passione. Manifestazione internazionale di B2B dedicata alla filiera agroalimentare. Quest'anno viene realizzata, così come accaduto dal CIBUS, per il CIBUS dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, in collaborazione con la Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura e con la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Il tutto è frutto di una collaborazione che si è attivata quest'anno con la Regione Abruzzo, sia con il Dipartimento Agricoltura che con il Dipartimento Turismo, con l'obiettivo di mettere insieme le risorse, ottimizzare quindi le risorse e realizzare in maniera congiunta tra sistema camerale e regione iniziative di promozione del territorio. I come to Italy at least once a year. And during my trips, as always, I'm looking for new ideas for my cuisine. Zaccagni, tra l'altro, è una famiglia di pastai che già alla fine dell'Ottocento producevano ad Atessa. E quindi tuttora siamo la quarta generazione di pastai e tuttora appunto lavoriamo tradizionalmente. Insomma, come si fa in Abruzzo, quindi una pasta che beneficia dell'acqua della Magliella, chiaramente una lentissima essiccazione, una trafilatura al bronzo e anche nel packaging abbiamo proprio voluto mettere l'Abruzzo al centro, quindi una pasta che ha un fortissimo legame con il territorio. Noi siamo la quarta generazione per la produzione e la trasformazione di cereali di grano tenero e ultimamente abbiamo messo anche una sezione di macinazione a pietra.
per i grani antichi, soprattutto i grani autoctoni abruzzesi. Tra questi nominiamo la Solina, il Farro, la Segale e il Senatore Cappelli. Giustamente dobbiamo portare sul mercato un prodotto che sia funzionale, quindi che abbia una giusta reologia per poter ottenere dei prodotti di gamma, di qualità, e di conseguenza abbiamo creato dei preparati, quindi dei preparati alla Segale, al Farro, alla Solina, al Senatore Cappelli. Le fiere sono un palcoscenico in cui non solo mostriamo l'azienda, che ovviamente è conosciuta perché insomma, sono tanti anni che siamo nell'attività, ma anche perché si portano le novità, e in questi mesi di lockdown noi insomma, abbiamo lavorato, abbiamo pensato, abbiamo creato, cioè non è che ci si è fermati insomma. E quindi la fiera serve proprio a riprendere, ma anche a ridare a noi stessi quella voglia di ricominciare. Abbiamo una sede a Castel di Sangro in provincia di L'Aquila. Eravamo lì, diciamo, per come una casa, avevamo una casa vacanza, ci innamorammo del territorio e abbiamo investito appunto nel territorio abruzzese. Tutto ciò che confezioniamo è prodotto da noi, non commercializziamo niente. Siamo la prima azienda di lupini a livello nazionale, se non europeo. Produciamo ogni giorno 70 quintali, 7 tonnellate al giorno. Produciamo frutta secca, cioccolato e snack per aperitivi. Dall'89 noi produciamo carettini che possono servire sia per il gelato ma anche per altri tipi di prodotti, i dolci per esempio, li usiamo anche per degli eventi, per delle pubblicità, per un certo numero di possibilità, li personalizziamo con i colori. Praticamente la nostra clientela è soprattutto alberghi, ristoranti, lo facciamo per delle aziende che si occupano anche di eventi e per tutti i tipi di prodotti. La nostra forza praticamente è che lo possiamo personalizzare proprio all'immagine del nostro cliente. Noi operiamo da più di 20 anni nel settore e le tendenze di mercato in questo momento sono quelle di una diffusione sempre più larga della bustina monodose, dei condimenti monodose, specie nell'ultimo anno e mezzo in concomitanza con gli eventi legati alla pandemia. Ma ci sono utilizzi diversi anche per quanto riguarda la diffusione di questi accessori, chiamiamoli così, o di arricchitori. Per quanto riguarda il mercato nazionale, perché vengono utilizzate soprattutto nei prodotti di quarta e quinta gamma. Cioè il mangiare fuori casa ormai negli ultimi anni è cresciuto sempre di più e quindi c'è un utilizzo maggiore appunto di prodotti monouso che vengono confezionati singolarmente. Voglio raccontarvi una storia. Una storia di un territorio dove la natura è un primato, una risorsa protetta. Voglio raccontarvi di un territorio fatto di monti, colline, parchi, mare, terra, acqua, fiori, odori, sapori. Il Polo Abruzzo è un consorzio agroalimentare, abbiamo più di 100 soci e raggruppiamo aziende della produzione primaria, della trasformazione, aziende di servizi che producono macchinari, associazioni datoriali di categoria, università e centri di ricerca. Il nostro obiettivo è quello di supportare le aziende e il settore agroalimentare della regione attraverso dei progetti di ricerca, attraverso la finanza agevolata, attraverso lo scambio di conoscenze tra i soci. Forniamo anche supporto commerciale alle imprese ed è questo il motivo per il quale siamo qui in fiera. Un comitato che abbiamo istituito insieme al Poragire per il riconoscimento del IGP del pecorino d'Abruzzo. Per l'Enigis
fa parte di questo comitato, anche perché è un'azienda storica del territorio, nata nel 1978, con diverse sedi produttive in Abruzzo e tre sedi logistiche dislocate sia in Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna. Il Corino abruzzese, la caratteristica prima di tutto è il formato, quindi il canestrato abruzzese, molto famoso e riconosciuto in tutta Italia, e soprattutto la famosa occhiatura presente all'interno della pasta del formaggio. Il Tutto Food rappresenta una delle principali vetrine internazionali per le aziende, in particolar modo per l'Abruzzo. San Tommaso è un'azienda di prodotti tipici abruzzesi, noi siamo un paniere di tipicità che rappresentano un connubio di tradizione e innovazione, quindi variamo dal salumi, formaggi, pasta fresca, che all'estero sono molto graditi come tipologia di prodotti. Quindi siamo veramente felici dell'opportunità che ci viene data per poter portare il meglio dell'Abruzzo in tutto il mondo. È senza dubbio il legame più importante che possiamo portare nella nostra azienda e speriamo e ci proviamo tutti i giorni nel nostro lavoro di dimostrarlo e di farlo sentire nei nostri prodotti. È un'azienda che storicamente ha sempre avuto come obiettivo principale quello della qualità e del rispetto del territorio, quindi l'utilizzo delle materie prime italiane ma soprattutto del nostro Abruzzo. Conservare un prodotto artigianale nonostante i processi si siano industrializzati, quindi attenzione all'essiccazione lunga, attenzione alla trafilatura in bronzo, ora anche una linea di grani italiana, una linea quotidiana, una linea artigianale con un pacchetto accattivante, con un cappellotto, una linea speziata con ogni tipo di aromatizzazione, una linea biologica fatta con semole bio, integrale bio, farro bio e tutta una grande attenzione dedicata ai grani antichi, ma soprattutto la nostra azienda è devota all'export. Successo che ci ha portato nell'alta ristorazione italiana con grande orgoglio e grande determinazione. Un prodotto 100% italiano, il grano duro utilizzato per la nostra pasta è quasi interamente proveniente dalla mia azienda agricola Pineto, azienda agricola Solagnone, e dall'azienda agricola Valentini di Loreto Abrutino. Quindi quasi una situazione autarchica nella quale pastifichiamo grano abruzzese creando delle forme nuove, come il recentissimo peperone di grano che è bellissimo per i finger food, o comunque lo spaghetto al volo, il tridente al dente, i formati quadrati dal 2016, quindi la sperimentazione della fantasia in un mondo così tradizionale come quello della pasta. Dopo due anni di stop, di pandemia, è molto importante incontrare clienti, incontrare fornitori e soprattutto poter viaggiare. L'andamento dell'export va, per quanto riguarda il settore agroalimentare, sta crescendo molto e ci aspettiamo in futuro di ritmi simili di crescita. Ecco. C'è stata una spinta molto forte all'internazionalizzazione grazie alle fiere e grazie alla richiesta di prodotto di qualità che noi abbiamo in Abruzzo. Noi siamo un'azienda che impiri da oltre 60 anni, precisamente dal 1958. E la mia azienda affonda le proprie radici con mio nonno, che fondò appunto questa azienda oltre 60 anni fa.
mio nonno, poi passò il testimone a mio padre e adesso sto pian piano subentrando io. Noi puntiamo soprattutto al mercato estero, infatti siamo certificati IFS. Con questa certificazione ci permette di entrare nel mercato soprattutto americano. Inoltre siamo certificati anche dall'ICEA, quindi dall'olio biologico, e produciamo olio sia quindi biologico che convenzionale e ci siamo concentrati soprattutto sulla produzione 100% italiana. Sono 48 ettari coltivati in biodinamica, con la scelta che è stata quella di avere in mente la produzione di diverse tipologie di oli con diverse cultivar, in modo tale di ambiziosamente di pensare a dedicare un olio a un piatto. Quindi la ricerca è stata fatta anche con chef amici, gente del settore che ha comunque contribuito a darci un'idea di quello che deve essere l'olio, di quello che può rappresentare l'olio per un piatto. Noi siamo l'azienda più premiata d'Italia, abbiamo tanti riconoscimenti a livello internazionale, ecco, siamo stati premiati a New York con 4 Oscar, a Londra con le medaglie d'oro e d'argento, a Singapore oro e argento, e a Bruxelles, tantissimi riconoscimenti, ecco, abbiamo l'eccellenza dell'Italia, dell'Abruzzo, di Tornareccio, è un prodotto che ci sta portando tanta gioia, ma noi ci abbiamo tanto mettiamo tanto impegno per questo prodotto, diamo l'amore, il nostro amore, la nostra passione per questo prodotto. Sono 70 anni che produciamo prodotti artigianali e ultimamente riusciamo a portarli anche oltre i confini nazionali. Proprio per il nostro know-how sappiamo fare benissimo il nostro lavoro, specialmente prodotti tipici abruzzesi, quale la ferratella. All'inizio abbiamo trovato un po' di difficoltà perché il nostro prodotto non si sposava bene con il gusto del consumatore americano, australiano, ma poi con la nostra persistenza siamo riusciti a farlo apprezzare così com'è. Per la nostra azienda e come tutte le aziende agroalimentari è veramente importante essere finalmente in presenza e partecipare ad una fiera. In questi 2 anni siamo riusciti comunque a mantenere i rapporti a distanza, ma non è assolutamente la stessa cosa. Abbiamo bisogno di incontrare i nostri clienti, di far degustare i nostri prodotti e anche di presentare tutta quella che è la nostra nuova gamma anche di prodotti che in questo periodo di chiusura abbiamo realizzato. Quindi finalmente di nuovo in presenza di nuovo ad una fiera che devo dire ci sta dando dei risultati importanti, c'è una presenza anche importante di clienti esteri, per cui insomma speriamo che in questi prossimi giorni riusciamo a riconfermare tutto quello che abbiamo fatto anche negli anni passati.